Buonasera e benvenuti in questo extra episodio di Pokémon Blu. In questo episodio andremo a catturare Mewtwo. Esattamente, andremo nella Grotta Celeste e tenteremo di catturare Mewtwo, il Pokémon leggendario più forte in assoluto di Kanto. Quindi io vi invito subito a lasciare un bel mi piace mentre guardiamo la nostra squadra, commentare facendomi sapere quali sono i vostri ricordi con Mewtwo, per esempio, e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a tutti coloro cui potrebbe far piacere rivivere un po' questo ricordo di Mewtwo nella Grotta Celeste, sulla prima generazione Pokémon. Noi abbiamo Jolteon, Pidgeot, Clefable, Alakazam, Blastoise e Articuno. Quindi, a questo punto andiamo e mettiamoci la bicicletta. Strumenti, bicicletta, siamo armati di Ultra Ball, io mi sono preso eventualmente anche la Master Ball, se proprio tutto dovesse fallire. Eventualmente useremo la Master Ball, ma proveremo a non usare la Master Ball. Vorrei provare a catturarlo in maniera vera e propria, senza, tra virgolette, barare con la Master Ball, anche se ovviamente sappiamo che non è un baro, cioè te la danno proprio per usarlo come strumento per catturare appunto un Pokémon molto molto difficile da prendere. Allora, andiamo di Surf. Vai. Mi sono tenuto anche tutte le cure della Lega, non conta, nella scorsa parte abbiamo completato in maniera ufficiale il gioco battendo la Lega, quindi se lo siete persi andatelo a vedere, anche perché l'abbiamo battuta con dei Pokémon con dei livelli relativamente bassi, come vedete, il nostro Pokémon più forte era al 50, ma ora la Grotta Celeste si è liberata, di qui magari c'è qualche strumento da prendere, vediamo, c'è un'allenatrice. Sono qui per avere il mio Pokémon tipo fungo. Tipo fungo. È venuta per prendersi un Paras questa, anche se non esistono Pokémon tipo fungo. Vabbè, combattiamo contro questo Paras. Poi se non ricordo male, nella Grotta Celeste non dovrebbero esserci allenatori. Vediamo, E qua è semplicemente una mera formalità questa allenatrice. Perché ovviamente sarebbe diventata raggiungibile subito dopo aver preso Surf. Quindi, vabbè, tiriamolo giù con Pidgeot per dire, dai, tanto non è un problema. Però appunto saremmo potuti venire qui subito dopo aver preso Surf, quindi subito dopo Fuxiapoli, per esempio. Quindi andiamo a battere questa allenatrice. Lei, suoi Paras. A quanto pare le piacciono i funghi. Ah, perlomeno dai, a Parasect. Almeno quello. Vai, usiamo un altro bel volo. Ah, lui prova a usare Graffio. Va bene, però noi ora entreremo nella Grotta Celeste, il dungeon più avanzato e difficile di tutto Kanto. Il mio bel Pokémon fungo, ti è piaciuto? Qui non sembra esserci altri strumenti, quindi proseguiamo nella Grotta Celeste. Eccoci qui, pronti? Dentro. Allora, chissà che Pokémon potremmo incontrare qui dentro. Sicuramente Pokémon molto forti. Allora, iniziamo ad andare qui sotto, immagino che non si vada avanti da qui, ma qui possiamo prendere magari degli strumenti. Sempre attenti, qui ho provato a vedere se c'era uno strumento invisibile, e invece c'è un Electrode. Un Electrode a livello 52, livelli molto alti per i Pokémon qui, però siamo talmente veloci che dovremmo riuscire a fuggire con Jolteon. Qui non c'è nessuno strumento invisibile, vediamo da questa parte se ci sono strumenti. Questo è un labirinto vero e proprio. Oh oh, Chansey! Sapete che vorrei provare a catturarlo, Chansey? Perché provare a catturarlo nella zona safari è qualcosa di impossibile. Mentre qui si potrebbe tentare la cattura pazza sul Chansey. Minimizzatore, va bene. Andiamo di fulmine. Non dovremmo riuscire a shottarlo in realtà, Chansey dovrebbe avere una buona difesa. Infatti, quello è un brutto colpo, per dirvi. Andiamo di fulmine di nuovo. Ok, continua a usare minimizzatore per farci fallire, ma noi non falliamo. Bravo Jolteon, bravo davvero. E a questo punto non posso usare più attacchi, anche se lei ha usato schermo luce. Volendo potrei provare con un tuono shock e indebolirlo ulteriormente, però io direi di andare invece di Ultra Ball. Sei paralizzato, sei a vita molto bassa, per favore Chansey non fare il coglione ed entra. Ottimo, abbiamo preso Chansey. Ah, che soddisfazione catturare Chansey su Pokémon rosso, blu e verde. Questo Pokémon raro e sfuggente si dice che porti la felicità a chiunque riesca a catturarlo. E infatti io sono molto felice ora per aver catturato Chansey. E sapete cosa faccio? Salvo il gioco.
Io il gioco lo salvo dopo aver catturato Chansey. Cioè, voi non avete idea di quanto sia difficile catturarlo nella zona safari, anzi, cioè, non avete un'idea se ci avete giocato. Allora, continuiamo a vedere da questa parte se ci sono degli strumenti. Lì ce n'è uno, però guardiamo anche di qua. Ok, forse è meglio andare a prenderci subito quello strumento, in realtà. Un Dodrio. Dodrio non ce l'abbiamo ancora. Io direi di fargli un fulmine. Se muore con un fulmine, tante care cose, ci siamo presi un po' di esperienza, e bene così. Se non muore, lo catturiamo. Ok, è morto, addio. Ok, esperienza per il nostro Jolteon. Torniamo un attimo indietro e andiamo a prendere quella Pokéball lì. Così da non lasciare indietro troppi strumenti già da subito. Pipisù, potremmo usarla evidentemente con qualche mossa. Vediamo chi esce ora. Un Marowak, anche questo non ce l'abbiamo, eh. E tra l'altro questo non conviene combatterlo con Jolteon, fuggiamo. Perché nessuna... avrei solo Missile Spillo da usare su Marowak, che non sarebbe l'ideale. Ok, un altro Dodrio. Proviamo con Tuono Shock allora. Vediamo se con Tuono Shock riusciamo a catturarlo. Vai di Tuono Shock. Perfetto raga, meglio di così non potevo chiedere. Lui ci sono un attacco di tipo volante che non è molto efficace, noi usiamo una Ultra Ball. E penso che Dodrio qui verrà catturato. No, invece no, attenzione. Sembrava preso e invece no. Sapete cosa faccio io per evitare di sprecare un'altra Ultra Ball? Tuononda. Va bene, per forbeccami tutto. Io ti uso Tuononda, ti paralizzo. Ecco fatto. E prendo pure te, Dodrio. Perché così entri sicuro. Esattamente. Preso anche Dodrio, aggiornamento del Pokédex. Pokémon Triuccello. Per essere piani e complessi, anzi per tessere piani complessi, usa i suoi tre cervelli. Mentre due teste dormono, la terza resta sempre sveglia. Perfetto. Abbiamo catturato anche Dodrio. Qui possiamo scendere. E arriviamo in un'altra zona della grotta. Questo è un vero e proprio labirinto, ragazzi, eh. E esplorarlo senza repellente è ancora più difficile perché ti perdi. Qui posso prendere questo strumento, Elisir Max, ottimo. Poi però andiamo prima a destra. Andiamo prima di qua a vedere cosa c'è esattamente. C'è un'altra scaletta. E di qua si esce. Ah, ok, siamo tornati all'inizio, perfetto. Magneton l'abbiamo già catturato nell'episodio dedicato a Zapdos. L'abbiamo catturato nella centrale elettrica, quindi fuggiamo molto volentieri. Però ecco qui, a questo punto abbiamo già catturato, abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. Andiamo, ritorniamo nel labirinto. Kadabra, interessante che lo possiamo trovare qui, ma abbiamo già Alakazam, non abbiamo nessun motivo di voler catturare o combattere contro Kadabra. A questo punto torniamo qui. Allora, noi eravamo andati di sotto, però eravamo andati di qua. A questo punto andiamo da questa parte. Un altro Marowak. Che dite, proviamo a catturare anche Marowak? Allora, Pokémon, mandiamo Blastoise. Non gli uso Surf perché lo shotterei, ma gli uso Terremoto. Questo non dovrebbe shottarlo. Infatti, andiamo poi di Terremoto di nuovo, anche se l'animazione è lunghissima. Avete visto che animazione lunga che ha? Va bene. Ah, ha fatto brutto colpo, peccato. Vabbè, niente da fare, dai. Abbiamo preso un po' di esperienza. Blastoise sale anche a livello 52, quindi comunque una buona notizia in tutto questo c'è. Vorrebbe imparare idropompa, ma no. Grazie, no. Ok, vediamo cosa c'è qui sotto, eh. Ok. Vicolo cieco. C'è magari uno strumento. Vorrei vedere se c'è uno strumento. No, non c'è. E a questo punto qui abbiamo capito che nella prima scaletta non c'è nulla di per noi. Quindi proseguiamo nella grotta, andiamo di Pokémon, Surf, vai. E vediamo oltre quella scheletta lì che appunto l'abbiamo già presa, di andare qui. E vediamo cosa c'è in questa parte della grotta. La prima parte l'abbiamo esplorata tutta. Venomoth, non l'abbiamo ancora catturato Venomoth, eh? Però io direi di non catturare troppi Pokémon perché potremmo arrivare da Mewtwo e non avere più spazio nel box. Quindi facciamo fulmine. Shottiamo questa falena, che comunque quello dello sprite è bellissimo. E andiamocene. Ah, brutto colpo. Non era nemmeno super efficace. Mi sono confuso allora, non è quello altro volante. Qui aveva uno strumento. Non ho più spazio per altri strumenti, mannaggia me.
Mannaggia me davvero. Allora sapete cosa faccio? Sapete cosa faccio? Torno un attimo al centro Pokémon, taglio, lascio giù tutti gli strumenti che non mi servono e torno esattamente qui. E rieccoci qui, ho liberato un po' di spazio nella borsa, ho curato i miei Pokémon ed ora possiamo prendere questo strumento che è una pepita, ok, 5000 Poké dollari gratis. Entriamo in questa scaletta e vediamo dove ci conduce. Ad un altro strumento, ottimo, che è una ricarica totale, perfetto. Qui strumento invisibile, nada. E invece c'è un Pokémon che è un Dodrio, che abbiamo già catturato, quindi io, guardate, molto volentieri faccio così. Un bel fulmine e addio. Questa è esperienza gratis. Comunque un Pokémon a livello 51 che fa molto comodo al mio Jolteon. Ecco fatto. Infatti Jolteon sale a livello 54. Ottimo. E vorrebbe imparare Tuono, ma no. Tuono è una mossa che è peggio di fulmine. Quindi no. Andiamo avanti lungo il labirinto e arriviamo a un'altra scaletta qui, eh. Mentre qui sotto a quanto pare non c'è nulla. Vediamo un po' cosa c'è qui. Abbiamo altre due scalette e un altro posto con surf. Andiamo di surf di nuovo. Magari questa volta facciamo così. Così non dobbiamo ogni volta andare fino in fondo per prenderlo. Ecco fatto. Prendiamoci questo strumento che è un'altra ricarica totale. Perfetto. E vediamo cosa c'è qui. Ah, perfetto. Vedete, siamo usciti di nuovo di qua. Siamo usciti da questa parte. Siamo ancora nel fiume principale della grotta celeste. Ti incontro ora un Hypno. Lui non ce l'abbiamo. Non sarebbe interessante da catturare. Andiamo di Mr. Spillo, che gli fa parecchio male. Eccolo. E vediamo se riusciamo a catturare anche lui, eh. Meditazione. Cresce attacco di Hypno. Vabbè, ma l'attacco non ci fa paura. Se usa botte in testa, effettivamente sì. Un po' di male ce lo fa. Andiamo ancora di Mr. Spillo. Quante volte colpisci? Ok, ora fermati, grazie. Perfetto, 3 volte. Andiamo poi di... Ah, c'è Velena? Grazie mille, infame. Andiamo poi di Tuononda per catturarlo. Paralizziamolo. Il veleno ha effetto su Jolteon, ma non è un problema, perché poi noi lo cureremo con una bella ricarica totale. Mentre Hypno verrà con noi. Ultra Ball. Attenzione, si libera. Va bene, strano. Sarebbe dovuto entrare paralizzato con quella vita, con una Ultra Ball. Dai, forza Hypno, non fare l'ognorri, eh. Niente, si libera. Che rabbia sta cosa. Botto in testa, stai a vedere che mo me lo ammazza. Allora, cambiamo un attimo Pokémon e mandiamo The Fable, anzi Blastoise. Che se quello inizia a usare botto in testa, Blastoise ha una difesa molto più alta. Mi va bene anche lui, cioè, ma questo è stronzo, eh. Oh, infame, c'ha scritto sulla carta d'identità. Vai, Ultra Ball. Magari entra questa volta, grazie. Grazie, Hypno. Ha visto Blastoise e si è cagato. Pokémon Ipnosi. Quando cattura lo sguardo del nemico, usa un mix di psicomosse come l'ipnosi e la confusione. Capito? Usa le psicomosse questo tipo. Allora, andiamo a curarci con una cura totale il nostro bel Blastoise. Ecco fatto. E una ricarica totale il nostro Jolteon, che gli toglie pure il veleno. Ole. Così anche Hypno l'abbiamo preso. Poi io tornerò un attimo qui per andare a vedere che non ci siamo lasciati indietro magari nessuna via secondaria, tipo qui. No, che qui è tutto chiuso. Ma da questa parte invece, questa via qui che va verso il basso, tutto chiuso anche qui. Perfetto. Quindi si continua, ragazzi. Si continua lungo la grotta celeste. Altro Dodrio che costituisce punti esperienza gratuiti per il nostro Jolteon, quindi non vedo perché non tirargli un fulmine e batterlo quindi in questo modo. Ecco fatto. E si prosegue. Incontreremo un altro Pokémon prima di arrivare alla scaletta? Sì, a quanto pare sì. Vediamo chi è. Un Electrode. Bello averlo già catturato l'Electrode, vero? E non dover stare più a provare a catturarlo contro questi stronzi che si fanno saltare in aria. Ecco fatto. Ora si può continuare. Andando... Aspettate.
Andando dove? Aspettate un secondo. A parte che possiamo catturare anche Venomoth. Quindi, Tononda, catturiamo anche lui o lei. Dato che non esiste un sesso in prima generazione, immaginatelo un po' come vi pare. E andiamo lì, Tono Shock. Non dovrebbe shottarlo, infatti. Psicoraggio, non dovrebbe farci troppo danno. Abbiamo un'ottima difesa speciale. Vai, Tono Shock. Ok, non uso un altro Tono Shock perché potrebbe ucciderlo. Quindi strumenti, Ultra Ball. Vediamo se riusciamo a prendere anche questo Venomoth. Perfetto, preso. Oh, niente male, eh. Anche qui nella Grotta Celeste abbiamo fatto un bel po' di roba. Ah, ecco dove bisogna andare, da questa parte. Quindi, andiamo di qui. Ed ora continuiamo. Allora, andiamo prima sopra. Vediamo cosa c'è. Qui sotto, come vedete, non c'è nulla. La strada è bloccata. Mentre qui... andiamo prima a sinistra. Vediamo cosa c'è da questa parte. Poi torniamo su e andiamo a destra. Marowak l'abbiamo catturato alla fine? Sapete che non abbiamo catturato Marowak. Proviamo a catturare anche lui allora. Ma andiamo? No, l'abbiamo catturato Marowak. No. Era morto, vero, era morto. Blastoise aveva usato due terremoti e aveva fatto brutto colpo. Quindi proviamo a catturare anche Marowak. Lui usa Fulmine Sguardo per calarci la difesa. E noi usiamo Forza. Vediamo quanto danno gli facciamo. Ok, un danno abbastanza lieve in realtà. Per me tre forze le regge. Tra l'altro è allo stesso livello del nostro Blastoise. Sì, tre forze dovrebbe reggerle. Il problema è che poi si confonde e si colpisce da solo. Quindi abbiamo solamente un'opportunità per catturarlo. Eccolo qui, Marowak è impazzito. Impazzito proprio. Andiamo poi con la nostra Ultra Ball e speriamo di catturarlo, altrimenti ci shotta Blastoise. Perfetto, catturato anche Marowak. Oh, stiamo perdendo tutti i Pokémon della Grotta Celeste. Tutti. Pokémon Guarda Ossi. L'osso che impugna è la sua arma. La scaglia come un boomerang per mettere KO ai suoi avversari. Ottimo. Ora che abbiamo praticamente catturato tutto, credo, nella via Vittoria, nella Grotta Celeste, voglio dire salvo un'altra volta, abbiamo 71 Pokémon nel Pokédex e non siamo così indietro, lì abbiamo uno strumento. Io a questo punto butterei un repellente, perché mi sa che abbiamo preso tutto. Quindi è inutile continuare a beccarsi Pokémon selvatici che rompono le balle, che dite? Abbiamo preso anche Chansey, che è il Pokémon raro di questa zona. Direi di andare con i repellenti max. Vai. Oh, un po' di pace. Beh, non è detto in realtà, infatti, ci stavo pensando. Non è detto. Perché incontreremo Pokémon comunque che sono di livello più alto del nostro Jolteon, sono comunque pari. Allora, andiamo di Fulmine contro Wigglytuff e catturiamo anche lui. O lei. Come volete. Picciolo Scudo, ok. Tononda. Paralizzato. Inibitore. Attacco fallito e un po' si gode. Proviamo a catturarlo, vai, Ultra Ball. Abbiamo sprecato tutte le Ultra Ball su Pokémon selvatici, non ce ne rimarranno più niente per il Mewtwo alla fine. Che abbiamo preso anche Wigglytuff, aggiornamento del Pokédex. Pokémon Pallone. Il suo corpo è morbido e gommoso. Se si arrabbia, aspira aria e si gonfia enormemente. Ok. Prendiamo questo strumento che è una Ultra Ball, perfetto. Grazie per avermi ridato la Pokéball che ho usato per prendere quel Wigglytuff. Allora, qui si va, penso, ad un'altra scaletta, vediamo, eh. Ah, Ditto. È vero che si trova anche Ditto qui. Però non è di nostro interesse, l'abbiamo già catturato Ditto. Quindi via. E qui si va effettivamente ad un'altra scaletta, qui è chiuso. Andiamo con questa scaletta, vediamo dove ci porta. Ad un'altra zona qui. E siamo ritornati indietro, forse. Vediamo, eh. Electrode. Effettivamente i repellenti max qui non hanno molto senso perché abbiamo una squadra di livello troppo basso. Quindi il Pokémon davanti non riesce a mandare via i Pokémon effettivamente. Un Rhydon, davvero? I Pokémon selvatici. Allora, proviamo a catturare anche Rhydon, ragazzi. Mandiamo contro Rhydon, Blastoise. Però Blastoise ha poca vita. Mandiamo Trifable. Usiamo di Bolla Raggio. Non dovrebbe shottarlo con Bolla Raggio. E poi curiamoci Blastoise. Perché, insomma.
Ah, bolla raggio, non dovrebbe shottarlo. No, l'ha shottato. Pensavo non lo shottasse in realtà. Vabbè che abbia Rhydon, cioè Rhydon possiamo far evolvere, però. Andiamo di ricarica totale sul nostro Blastoise. Io sono davvero curioso di vedere se riusciremo a prendere Mewtwo con questi Pokémon. Però appunto, se davvero non riuscissimo a fare nulla, la Master Ball è di per quello. Marowak di nuovo. L'abbiamo già catturato. Fuga. Sotto cosa c'è? Niente, raga. È impossibile andare avanti. Parasect. Mi sembra che non l'abbiamo ancora. Al livello 64. Sta cosa non ha alcun senso. Scappiamo, va. Vabbè, ragazzi, però diventa un po' difficile così la faccenda, eh. Diventa un po' difficile. Cioè, effettivamente il nostro repellente non serve a niente. Devo iniziare a battere dei Pokémon con Jolteon se troviamo Pokémon battibili. E mi sa che conviene far scadere anche il repellente. Per trovare Pokémon un po' più deboli e batterli con Jolteon, così da salire di livello. Un altro Rhydon. Livello 55. Mandiamo Blastoise. Proviamo a vedere se riesco a catturare anche lui. Fulmisguardo. Va bene. Andiamo lì. Geloraggio. Nessuno shotta. Brutto colpo, attenzione. Avrei potuto non shottarlo, forse. Dato che ho fatto brutto colpo. Qui troviamo uno strumento. Una Ultra Ball, ottimo. E qui possiamo scendere. Pokémon. Blastoise, Surf. Vai. Altro giretto nell'acqua. Qui non ci siamo ancora passati, mi sa, eh. Oh, Raichu! A livello 64, beh, non è un problema, Raichu, perché possiamo comunque far evolvere Pikachu con la pietratuono. Non è un problema quello. Non è necessario catturarlo. Altro Marowak. Cacchio, raga. Rompono le valli, sti Pokémon selvatici, eh. Non riesco a fare in mezzo passo. Sandslash. Anche lui potrei catturarlo in realtà, non ce l'avevo. Però direi basta cercare di catturare i Pokémon perché altrimenti qui la faccenda diventa davvero troppo lunga. Guardate. Rhydon. Niente, il repellente ha semplicemente attirato i Pokémon più forti. Non ha fatto nient'altro. Oh, non faccio mezzo passo senza un Pokémon selvatico, assurdo. Raichu. Tra l'altro mettendo avanti Blastoise, tutti questi Pokémon li potrei shottare praticamente. Allora, andiamo di Pokémon Blastoise. Ordina. No, non ordina, volevo fare surf, scusatemi, surf. E andiamo qui. Eccolo lì, Mewtwo, ragazzi, lo vedete? Siamo arrivati. Siamo pronti? Siamo pronti per Mewtwo? Per me no. Però vediamo cosa riusciamo a fare, eh. È anche un po' più emozionante così, piuttosto che arrivare con i Pokémon a 70. Allora, la nostra strategia è paralizzarlo immediatamente con Jolteon e andare a droppargli la precisione in una maniera allucinante, per non farlo più attaccare. Proviamo. Mew. Sarebbe in realtà Mewtwo. Eccolo. Eccolo Mewtwo. A livello 70. Cioè, a livello 70, ragazzi. Sarà più veloce il nostro Jolteon, comunque, vediamo. No, più veloce lui. Comete, vediamo quanto ci fa. Come scusa? Ah, è un brutto colpo, ok. Iniziamo paralizzandolo. E già questo. Ottimo. E poi tiriamogli un Misty Spillo, che è super efficace. Iniziamo a fargli un po' di danno. Anche se lui ha ripresa, vi ricordo, quindi non ha molto senso quello che sto facendo, facendogli danno in questo modo. Perché tanto lui adesso con una ripresa si riprende tutta la vita, eh. Proviamo con Fulmine, vediamo quanto non li facciamo. Non penso molto perché lui comunque di statistiche speciali avrà tantissimo. Infatti. Andiamo di Fulmine di nuovo. Buono. Ok, comete. Mi sa che Jolteon qua ci saluta, eh. Esattamente, va bene così. Non è un problema. Jolteon ha fatto il suo, l'ha paralizzato. Ora tocca a Clefable. Tocca a Clefable e tocca usare Flash. Buono.
Precisione, andata di uno. Altro flash. Fallisce, peccato. Eccolo che usa ripresa. D'altronde, ragazzi, è così. È così. Altro flash. Diciamo che Clefable che fallisce flash due volte di fila non è proprio il massimo della vita, possiamo dirlo. Ecco. Mewtwo che tira brutti colpi a destra manca perché è molto più veloce di noi. Insomma. Ok, barriera. Aumenta la difesa. Non è un problema. Ok, siamo a tre flash. Riprenditi pure, non c'è problema. Poi 4 flash, dai. 4 flash, buono. Comete. Azz, mi ha colpito. Niente, non siamo riusciti a passare sia il check della paralisi che quello di 4 flash. Però noi abbiamo anche un'altra mossa che diminuisce la precisione. Ed è il turbo sabbia di Pidgeot. Bene, fallisci pure te, Pidgeot. Sei proprio una merda. Ecco, bravo. Vai. Precisione calata. Manca una sola precisione, eh. Magari non farebbe tutto colpo anche contro di lui, infame, appunto. Ok, gli abbiamo tirato al massimo la precisione. Ed ora tocca iniziare a tirarlo giù. Andiamo di volo. Che lui usa barriera. Continua ad aumentarsi le difese in una maniera allucinante. Sì, Pidgeot ha pure fallito. Dai, questa sarà una lotta strenua. Com'è che si dice? Vedi, abbiamo fatto un brutto colpo. Quindi abbiamo ignorato tutte le barriere che si è messo praticamente, grazie a quel brutto colpo. Psichico lo evitiamo, ottimo. Guardate quanto danno gli facciamo con volo, grazie a tutte le barriere che si è messo. Oh, va bene. Altro brutto colpo, ottimo. Io qua proverei con una ultra ball, proviamo. Niente, mi è sfuggito. Andiamo con un'altra ultra ball. Niente. Ed ecco che parte con la ripresa. Mannaggia lui. Andiamo di nuovo di volo. Sapete che da bambini, quando non volevo usare la Master Ball su di lui, anche perché giocando a Pokémon Rosso Fuoco, la Master Ball la vuoi usare per uno dei tre cani leggendari che è appunto un... Ah, mi colpisce anche in volo, comete. Interessante. È uno dei tre cani leggendari appunto che va in giro, la Master Ball vuoi usarla per lui. Contro Mewtwo... Tra l'altro mi avvisano che il livello di carica delle cuffie è basso, quindi vado proprio ora a prendere il cavo, che è già qui in realtà, e mi basta prenderlo e metterlo nelle cuffie, così almeno non usciranno più notifiche. Ecco fatto. E Pidgeot vuole un altro, usa ripresa, va bene, noi siamo di volo. Purtroppo non abbiamo attacchi in grado di diminuirgli la difesa. Peccato. Ok, va bene, psichico. Dobbiamo iniziare a fargli sprecare le mosse. Altrimenti qua non si va da nessuna parte. A questo punto andiamo con Alakazam e proviamo a usare inibitore. Cosa li toglie? Comete. Ok. Andiamo ancora di inibitore. Ok, non posso. Mi sa che non posso fare due inibitori di fila, vero? Le ho tolto solamente comete. E a questo punto io. Non posso dare ritossino, ovviamente. Andrei di psicoraggio. Vediamo quanto danno li facciamo. Ok. Va bene. Può starci come danno, in realtà. A questo punto userei psichico. Per provare a droppargli la difesa speciale. O comunque gli attacchi speciali, in realtà, perché... droppa proprio la statistica speciale psichico. Quindi già avere uno o due droppini... Non sarebbe male. E infatti cala speciali di Mewtwo. Non sarebbe male per niente. Vai. Un altro troppino. Iniziamo a fargli calare le statistiche speciali. Vedete poi che danni che si prende. Psichico non funziona. Cos'è che c'era scritto? È uscito un testo un po' strano. Cala speciali di Mewtwo. Perfetto. Due drop agli speciali ed è andato, eh. E il cometa non lo può più utilizzare. Comete. Andiamo di psichico ancora. Un altro droppino. Niente, nessun droppino. E lui va di ripresa. Va bene. Andiamo di psichico. Brutto colpo. Niente, non calano. Non gli calano le difese. La speciale. Le statistiche speciali. Mannaggia, me che mi ero ingarbugliato. Dai, un altro droppino.
Niente. Beh, lui adesso inizia a dare ripresa a manetta. Meglio così. Prima o poi finirà i PS di ripresa. Oh, cariamo di nuovo le speciali, ottimo. Ultimo psichico. Mannaggia, abbiamo depositato tutti gli etere e gli elisir vari. Quindi non potremo usare più psichico. Però gli abbiamo fatto 4 drop di speciali, raga. Quindi 4 drop di speciali direi che vanno più che bene. Sarebbe difesa speciale, attacco speciale, meno 4 mi do in questo momento. Quindi niente male. Andiamo di psicoraggio. Ok, io non voglio rischiare di fare un brutto colpo ucciderlo, quindi qui vado di Ultra Ball. Cioè, dopo aver fatto tutto questo setup, preferisco andare di Ultra Ball piuttosto che provare a fargli un brutto colpo e ucciderlo. Niente, continua a sfuggire. Andiamo di Ultra Ball ancora. Eccolo che va di ripresa. A questo punto andiamo di nuovo di psicoraggio. Vai. Ecco, con tutto questo attacco, tutta questa statistica speciale droppata, possiamo eventualmente resuscitare il buon, come si chiama? Il buon Jolteon e andare di fulmine. Eccolo che va di nuovo di ripresa. Va bene. Psicoraggio. Ah, uso di nuovo ripresa. Ah, l'ho confuso. Bene. Però riesce a usare comete. Questo mi potrebbe fare male. Alla Kazam non ha difesa, vi ricordo. E infatti uno solo attacco di comete mi ha tolto mezza vita. Brutto colpo. Vi ricordo che i brutti colpi in questa prima generazione sono un po' buggati perché non ignorano, cioè ignorano anche le statistiche negative dell'avversario. Quindi il fatto che gli ho tolto praticamente tutta la statistica speciale è stato ignorato da quel brutto colpo, che a lui si colpisce da solo, però non si è fatto danno. Boh, va bene. Strumenti, Ultra Ball, vai. Niente, è sfuggito. Mewtwo non è più confuso, però Mewtwo è paralizzato e ti sta bene. Andiamo di un'altra Ultra Ball, non entra, mannaggia me. Non vuole proprio entrare. Niente. Altra Ultra Ball. Usiamo tutte le Ultra Ball che abbiamo. Se proprio non entra, nemmeno con tutte le Ultra Ball, a vita quasi rossa e paralizzato, andiamo di Master Ball. Eccolo che va di ripresa. Comunque la nostra battaglia l'abbiamo fatta, poi qui è tutta una questione di fortuna. La strategia è valida, quella che abbiamo utilizzato. Come vedete, Mewtwo non riesce a fare una sega di niente, mentre noi siamo lì che praticamente lo distruggiamo a suon di attacchi. Barriera. Ne abbiamo droppato talmente tanto le statistiche speciali che non riesce a reggere né psicoraggi di Alakazam, praticamente 20 livelli inferiore, né poi con il suo attacco psichico riuscirà a fare molto. Vediamo quanto danno si fa con psichico. Meno 4 di attacco speciale. Niente, come vedete, niente. Vai, Ultra Ball, ne abbiamo ancora 16. Sfuggito di nuovo, eh. Ultra Ball, tutto tuo. Niente. Ed eccolo che va di nuovo di ripresa. Quanto era dura la battaglia contro Mewtwo, eh? Quanto era dura. Certo, nulla vietava a noi bambini di allenare un po' di più i nostri Pokémon, d'altronde della Grotta Celeste. Ha i Pokémon a livello, tra livello 50 e 60, quindi qui il nostro Alakazam ci saluta. E va bene così. Sì, usiamo un altro Pokémon. E andiamo di Blastoise. Ora Blastoise, lo teniamo un attimo in campo e resuscitiamo con i nostri revitalizzanti, Jolteon e tutti gli altri, per essere sicuri, insomma. Va bene, riprenditi pure, non c'è problema. Quando sei paralizzato, hai tutto droppato, revitalizzante, Clefable. Ottimo, comete, va bene. Questo non ci farà molto danno in realtà, eh. Ah, però, brutto colpo, infatti immaginavo che quello dovesse essere un brutto colpo. Pidgeot non lo tiro su perché è inutile. È inutile tirare su Pidgeot. Andiamo di. Questo a tutti attacchi. No, Surf è speciale, vero? Sto per dire a tutti attacchi fisici, in realtà Surf e Giro Raggio sono speciali. E infatti guarda che danno che gli fanno. Altro Surf. Buono. Strumenti. Ultra Ball, vai.
Oh, preso! Ottimo! Con la Ultra Ball, raga, senza la Master Ball con i Pokémon al 50 l'abbiamo preso. Tac! Pokémon genetico. Creato da uno scienziato dopo anni di orribili esperimenti di ingegneria genetica. Non voglio dare un soprannome a Mewtwo. Mewtwo viene trasferito al PC di Bill. Noi abbiamo catturato il Pokémon più forte in assoluto di Kanto. Noi useremo una fune di fuga per uscire direttamente da questo posto. Ed ora andremo a depositare Articuno per prendere Mewtwo a livello 70. E dare un'occhiata giusto così al nostro nuovo Pokémon e alle sue statistiche. Depositiamo Articuno. Ritiriamo Mewtwo, livello 70. Andiamo a dargli una curata. Ecco fatto. Ragazzi, l'abbiamo preso normalmente senza Master Ball e con i Pokémon 20 livelli inferiori. Vorrei farvi, insomma, capire un po', eh. Non è stato semplice. Allora, Mewtwo, eccolo qui. Statistiche. Speciali ha 234 di speciali. Che vi ricordo essere sia l'attacco speciale che la difesa speciale. Difesa ce l'aveva bassa, ma si era messo 6 barriere. Ok, 6 barriere per tirare solo la difesa, infatti di fisico non gli facevo più nulla. Poi vabbè, 161 di attacco, che comunque è abbastanza medio. E velocità 192, niente male, infatti ci tirava brutti colpi a manetta. Ovviamente era più veloce di tutti i nostri Pokémon, ma noi l'abbiamo paralizzato per poter attaccare prima. Comete, psichico, barriera e ripresa. Tosta, eh? Anche perché comunque ripresa va a 20 pp, potevo usarla 20 volte. Aspetta e spera che finisca i pp. Perfetto, ragazzi. Io direi di salvare dopo aver catturato Mewtwo. E a questo punto, con 73 Pokémon nel Pokédex, concludiamo ufficialmente la serie su Pokémon Blu. Abbiamo sconfitto la Lega Pokémon, abbiamo catturato tutti i leggendari di Kanto, ad esclusione di Mew, perché non è possibile catturarlo in maniera, diciamo, convenzionale. O ce lo facciamo scambiare da qualcuno, oppure dobbiamo ottenere una sorta di evento, chiave per un oggetto per un evento, eccetera. Ma detto ciò, quindi tutto quello che potevamo fare di legale in Pokémon Rosso, o meglio in Pokémon Blu, l'abbiamo fatto. Quindi questa serie finisce qui. L'ultima cosa che potrebbe esserci, ma potrebbe arrivare tra molto tempo in realtà, potrebbe essere un episodio extra in cui vi faccio vedere che ho completato il Pokédex. Però è una cosa che arriverebbe molto molto più in là, quindi non sperateci. Per adesso la conclusione della serie è questa. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questa serie su Pokémon Blu. Era un capitolo di Pokémon che volevo recuperare perché non avevo mai giocato, come vi ho detto all'inizio. E sono felice di averlo fatto, ho capito insomma molto meglio quali erano le varie limitazioni che aveva la prima generazione, il livello di cura che avevano messo comunque nel gioco e tutte le varie cose che invece le erano sfuggite e che hanno migliorato poi nel corso dei successivi giochi Pokémon. E niente, sono felice quindi di aver fatto questo recupero. Vi ringrazio per aver seguito questa serie e questo video. Vi invito e vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate in generale di Pokémon Blu, Rosso e Verde e appunto della prima generazione di Pokémon e di Mewtwo, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, alla prossima serie!